Una bellissima testimonianza, purtroppo mi dicono che il tempo è concluso e volevo sentire anche le parole di Nerio Papetti, di Roberta Battaglino, di Alessandra Barreca, ma purtroppo due parole se c'è tempo. Abbiamo guadagnato, mi dicevano che sia la stessa cosa, per entrambe sia la stessa cosa perché noi abbiamo perso. È successo da poco tra l'altro. Magari 22 anni, magari, noi 13 e 15. E penso che comunque siano morte in vano lo stesso, perché anche se passa sono morte in vano le nostre figlie. Quindi siamo comunque qui a lottare, perché io, mia figlia attraversava sulle strisce pedonali, quello l'ha uccisa, è scappato, ha avuto un comportamento successivo. Non ho parole, perché comunque ha nascosto la macchina, ha aggredito, e lo dico per la prima volta, aggredito sputando in faccia al papà della ragazzina che si è salvata miracolosamente. Cammina, guida tranquillamente la macchina di nascosto, e guida un motorino. Ora io mi sto attivando per insomma farlo prendere dai carabinieri, dalla polizia. Quindi questo è quello che viviamo noi. Questo è quello che noi viviamo, cioè non so, io ho mia figlia a 13 anni, sua figlia, due ragazzine bellissime, sua figlia come la mia. 15 anni, falciata e lasciata lì, meno male che c'era suo cugino, e quindi io sono corsa lì immediatamente. Ma cosa posso dire? Purtroppo ormai noi viviamo una vita a metà, per chi come me ha la fortuna di avere un'altra figlia. Infatti anch'io. E però la nostra vita è a metà. Tutto quello che posso dire, spero che tutte queste cose che noi abbiamo detto in quest'aula aiutino veramente i giovani che restano, perché ne hanno il diritto, ne hanno il diritto. E io ho letto una cosa che non cancellerò mai dalla mia testa. A mia figlia di 15 anni, durante l'esame autoptico, si dice, credo, non lo so, è stato fatto il test dell'alcol e della droga. E di questa persona che ha ammazzato mia figlia io non ho potuto sapere niente, ma non mi interessa neanche niente, ripeto, perché sono tutte consolazioni che non ti portano purtroppo a niente. Però che queste leggi vengano fatte, veramente, vengano poi messe in atto, questo è l'importante, questo. Perché sono quasi stanca di ripeterlo, che per ogni minima cosa, poi per un cavillo, tutto salta. 3 anni e 4 mesi a quest'uomo, che avrà diritto ad un appello, ma a mia figlia l'appello, alla figlia di Alessandra, a sua figlia, non lo so come figlio, sarà, ma so, nessuno potrà dargliene. Infatti. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire, e poi buon lavoro a tutti. Sì, prego. Solo una cosa, perché vabbè, è chiaro che questo ci porta nell'emozione più profonda, in particolare chi ha figli o 3 figli, quindi è sempre, mi reputo una madre fortunata, perché hanno avuto incidenti i miei figli con i motorini eccetera, e se la sono cavata, perché averne 3 per la strada che giravano ai tempi in cui ancora giravano con i motorini oppure a piedi, cioè è terribile. Io credo che noi, pensare anche dopo avervi ascoltato, e non è la prima volta che mi capita, ma è sempre una storia nuova, è sempre la prima volta per noi che in qualche modo stiamo cercando di fare qualcosa. Ecco, davvero l'impegno più dell'impegno vero, noi ci conosciamo, sappiamo quanto siamo determinati e quanto riusciamo ad essere, a Firenze si dice in un certo modo, ma insomma quanto riusciamo a essere duri nel volere una cosa. Noi veramente qui ci prendiamo l'impegno di volerla velocemente, non per ridarvi figli ovviamente, perché questo non si fa, ma per tutto quello che voi avete detto, perché siete riusciti a mettere in qualche modo al servizio di tutta la comunità questo dolore, vabbè, solo forse un genitore lo può capire, e quindi credo vi stiamo vicini davvero, e la nostra risposta può essere solo questa. E quindi Claudio è stato fantastico a portare
immediatamente, perché in fondo ci siamo da poco e prima di capire anche come funzionano le cose un po' ci abbiamo pure messo, quindi sappiamo esattamente qual è il percorso che dobbiamo fare. Non era un caso che qui ci fosse il capogruppo, perché bisogna che ci sia il capogruppo alla conferenza dei capigruppo a tirare avanti la cosa, quindi la via è questa, insomma, e poi comunque ce la facciamo, perché abbiamo stavolta davvero il Presidente del Consiglio che ha tre figli, che sa, che dico solo questa cosa: la cosa più brutta che può succedere a un amministratore, a uno che fa il sindaco, è quella di avere la sera, quando il comandante dei vigili ti chiama e ti dice c'è un incidente, c'è un ragazzo per la strada. Questa è la cosa che un amministratore non sopporta, perché va lì. Mi è capitato di andare all'ospedale quella notte insieme al sindaco a questi incidenti. Ne abbiamo avuti diversi in questi anni, soprattutto con i ragazzi sui nostri viali, i viali di Firenze, che sono una cosa orrenda, purtroppo. Ecco, e questa è la cosa che ti rimane dentro. Quindi da questo punto di vista, probabilmente è proprio per questo, avendolo vissuto, il dolore, il vigile che non sa come far andare a casa a dirlo ai genitori, perché poi c'è questo, no? Ecco, avendolo vissuto, noi ci impegniamo davvero. Abbiate fiducia, perché questa volta ce la facciamo. Io grazie. Questo mi sento di grazie. Dirlo, insomma, con Claudio. Grazie davvero anche per le parole della senatrice e al senatore Moscardelli, che se vuole concludere pure un saluto, e proprio perché intercettano il dolore dei familiari. Queste norme sono norme importanti, perché sono norme che portano voce a chi voce più non ce l'ha. Grazie. Ma io davvero ho poco da aggiungere, anche perché insomma le parole di Rosa sono le parole, insomma, di noi senatori che ci impegniamo a voler concretizzare, insomma, questa aspirazione che, insomma, renda più civile la nostra terra con una normativa, insomma, in grado di rendere maggiormente giustizia. L'incontro con i familiari delle vittime è sempre straziante. Io ho incontrato sabato scorso Martina, che è qui in sala, che ringrazio, insieme a suo nonno, che insomma è stato segnato dalla vita, da tanti lutti, insomma, non solo la figlia col genero, in questo caso i genitori di Martina, ma anche la mamma, se non ricordo, e altri, e un fratello, quindi una cosa drammatica. Io, insomma, faccio fatica anche a parlarne, quindi immaginiamo le persone direttamente coinvolte. Ecco, insomma, ringrazio anche l'avvocato Musicco, perché lui, come tutte le altre associazioni che si sono oggi erano presenti e che comunque si impegnano, svolgono e hanno svolto un lavoro fondamentale, e insomma speriamo davvero, ecco, di corrispondere a questa domanda di giustizia, che non restituisce la vita delle persone, ma insomma dà anche un minimo di senso a quello che è accaduto, è così indicibile, insomma, come dolore. Grazie a tutti. Grazie.